Perché ragazzi, eccoci qua, siamo nel secondo capitolo, la serie di Asgard è subito iniziato, vedete? Qui sta parlando di Odino che ha radunato dei cavalieri per fare il loro attacco e distruggere il santuario, vedete? Questi sono i cavalieri che attaccheranno il santuario. Ed eccoci qui ragazzi. Allora, come vi avevo detto, da questa serie in poi io non farò più tagli nella storia, quindi ci godremo insieme la storia e i combattimenti. Anche se i video saranno magari un po' più lunghi, però vi lascio la storia così com'è, anche perché questo praticamente è un walkthrough di questo gioco, non sono solo combattimenti. Ragazzi, qui siamo nel primo episodio, Lande innevate, e sarà sicuramente solo filmato, quindi godiamoci questo primo episodio. Eccolo, Elisabeth. La pace che si ci fu pace dopo il fatto del santuario. Però durò poco perché hanno attaccato Toro appunto nel santuario. Mi sono guerriero di divino Mizza, che era guerra alla dea. Guardate che bella l'armatura, ragazzi. Che bella la grafica. Quindi rappresentante sulla terra di Odino, dio d'argento di Asgard e signore dei cavalieri divini. Posseduto da un incontribile sede di strappare il dominio del mondo ad Atena. Perché il suo compagno si è lasciato Asgard nella remota Europa del Nord, che qui sta stavo Flare, la sorella minore di Hilda, che svolò il cavaliere della terribile verità. L'animo di Hilda era stato corrotto da un'entità malvagia ancora avvolta nel mistero. Se l'anello del Nibelung non fosse stato sfilato, il ghiaccio prende il polo sud e il polo nord. Non finto di leggere prima ragazzi tutto. Questa chitarra facente garantita dalle preghiere della stessa Hilda si sarebbero sciolti alzando il livello dei mari sovvergendo il mondo intero. Atena cerca di impedire la catastrofe, ma per adesso le sue forze sarebbero venute meno. Decisi a salvare Hilda dall'anello maledetto, Pegasus, Schisse, Andromeda e gli altri cavalieri ci sono in battaglia contro il tempo e contro i sette cori divini leggendari eroi di Asgard. E così inizia una nuova battaglia. Ok ragazzi, siamo nel secondo episodio e anche qui non vedo nemici, quindi sarà ancora storia. Quindi andiamo avanti. Vedete, Sferi non riescono a raggiungere Hilda prima del tramonto. Il cosmo di Atena si sarebbe spento con il mondo a essere sommerso. Eccoli qui, guardateli. Pegasus, Christian, Andromeda vanno verso il tempio di Valhalla, ma qui trovano i cavalieri divini. Thor, ragazzi, attenzione, c'è Thor. Spezzare il collo in un baleno sul martello, ragazzi. Ok, quindi il primo combattimento sarà Pegasus contro Thor. Pegasus! Il fulmine ha respinto entrambe le armi, ma sono stati colpiti Crystal e Andromeda. Il veri bersaglio erano Crystal e Andromeda. Adesso tocca a te, Pegasus. Non ho mai avvertito un cosmo così rabbioso. Sono sempre vigoroso, voi altri cresciuti nella fittoria, giunto di me capire la nostra natura. Nel profondo notte ghiacci di Asgard notiamo dagli istanti che veniamo al mondo. Guardate che belle le armature che hanno ragazzi, sono veramente cazzute e cattive. Ora vogliono invadere il mondo, vedete, Asgard vuole invadere il mondo e dominarlo. Ok ragazzi, eccoci qui al primo combattimento. Allora, Pegasus contro Thor, vince con almeno il 50% di energia residua. Lui ha un cosmo con più 10 e un attacco più 30. Quindi vediamo subito come va questo primo scontro. Eccoci qui ragazzi. Guardate cazzo quanto è grosso Thor rispetto a noi ragazzi. Io qua ragazzi inizio a stare distante e quindi sparo subito un fulmine di Pegasus. Ma lui è più veloce. Nulla da fare ragazzi. Mi ha già dato una sfizza infinita di colpi.
Non riesco a colpirlo. Sì, ce l'ho fatta finalmente. Ragazzi, sono finalmente riuscito a colpirlo. Fammi che mi può caricare di energia, perché qua, se non mi carico. Grande fulmine di Pegasus. Cometa di Pegasus subito. Sì, preso in pieno. Ragazzi, gli tolgo veramente nulla. Anche se non l'ho preso in pieno col fulmine di Pegasus. Ancora qui. Evitato però. Ecco qua. Reagiamo subito. Allora ragazzi, io mi avvicino e provo a fare la mossa finale. Vediamo se... No, me l'ha schivata. E allora fu... Allora, ragazzi, andiamo di velocità. Scontro subito, difficilissimo ragazzi. Subito qua. Comete. Riesco a prenderlo. Mossa con Pegasus ragazzi. E allo stremo delle forze. Devo cercare di colpirlo ora. Mi aveva quasi messo in difficoltà. Ora ci è riuscito però ragazzi a colpirmi. Siamo entrambi. Ecco qua, vediamo. Ce l'ho fatta, sì, l'ho colpito. Vediamo se riesco a fargli il KO con un buon fulmine di Pegasus. Sì. No ragazzi, non è ancora, non è ancora stato incredibile. Ora però sì, ce l'ho fatta. KO ragazzi, non sono riuscito a farlo col 50% di energia, ma vi posso garantire che è fortissimo il grande Thor. Grado D. Ragazzi, è fortissimo. Quindi vediamo ora come prosegue la storia. Mette qualcuno in infilato l'anello al dito di Hilda per manipolare la mente con un flusso malefico. Silenzio, pensa a combattere piuttosto. Non perde tempo il grande Thor. Ecco qua è arrivato Sirio del Dragone. Ho lasciato il maestro per raccorrere qui. In pensione a me Sirio aiuta Crystal e Andromeda. Diretterò Thor occupato. Dovete raggiungere Hilda quanto prima. Non posso farlo Pegasus. Perché no? Il maestro mi ha raccontato tutto su Hilda e sui colli divini di Asgard. La sua messa saggezza ha capito subito che c'era qualcosa di strano in tutto questo. Persino intuito come in effetti sia stato l'anello a condurre Hilda sui colli del male. Tuttavia l'unico modo per spezzare tutto il genello del Nibelungo consiste in usare la leggendaria spada Balmung. E non è tutto, per entrare in possesso di questa mitica lama occorre sconfiggere tutti e sette i cavalieri divini. Quindi, ragazzi, dobbiamo sconfiggere tutti e sette per recuperare i zaffiri di Odino, che sono incatenati nelle loro armature. Quindi non mi solo bisogna sfidare l'anello, ma anche battere i sette cavalieri. E ovviamente Thor se la ride. Uccioso insolente. È un'impresa di sopra delle vostre possibilità. Sirio, grazie a te mi sento nuovamente rinvigorito. Ci sento la forza per battere Thor, ragazzi. Di battere Thor. Ok, secondo match. Allora, attacco più 10, rigenerazione cosmo più 10. E ragazzi, eccoci qui, giunti al secondo match. Vediamo se riesco a battere. Ho subito qua Pegasus. Ancora una volta, grande Pegasus. Lo tiriamo su per distanza. Voglio cercare di fare l'obiettivo, ragazzi. Non sarà facile. Quindi cerco di andare sempre di fulmine di Pegasus. Mosse varie. Eccolo qua, ancora lo tengo a distanza, ragazzi. Ancora qua. No, questa volta sì, ce l'ho fatta, aspettate. Vai così. No, bastardo. No, ragazzi. E allora ancora fulmine di Pegasus. L'ho colpito. Voglio cercare di ricaricare il cosmo quanto più possibile. Ancora lo colpisco, ragazzi. Mi ha tolto poco e niente. Vediamo se riesco. No, ragazzi, no. Mi ha mandato in una dimensione strana. Ragazzi, ora qua devo fargli la mossa finale. Ci sono riuscito, ragazzi. Mossa finale. Eccolo qua. L'ho finito con la mossa finale. E ho conservato, presumo, più del 50% di energia. Battuto Thor. Infatti, grado S, ragazzi. E sfida fatta. Perfetto, ragazzi. Sono riuscito in extremis, nel secondo combattimento, a vincere la sfida. Andiamo avanti. E qui c'è il fulmine di Pegasus. Davvero notevole. Sconti fatti.
Avvolto da quel cosmo fiero e ardente, potresti riuscire a trasformare Hilda nella donna mite e benevola di un tempo. Così il mio figlio di pelle sarà attraversato il suo corpo. Come può reggersi ancora in piedi? Deve provare con un altro attacco. Aspetta, Pegasus. Thor non c'è più. Le lacrime sgorgono dai suoi occhi. Questo è il Zaffiro di Odino di cui parlava il maestro. Che ragazzi, praticamente abbiamo preso il Zaffiro, l'abbiamo recuperato. Mancano altri 6. Con l'attore della spada di Balmund, che è in grado di produrre il malefice dell'anello che ha Hilda. E vedi, devono separarsi per cercare di andare a sconfiggere i vari cavalieri per non perdere tempo. E oltre a Eredis, se vogliono uccidere anche loro, quindi devono tenersi pronti ad affrontare. Superate i cavalieri divini e tutti poi si ritroveranno al tempio di Valhalla. Forza. Perfetto ragazzi, allora abbiamo sconfitto Thor, quindi il primo cavaliere l'abbiamo passato. Nel prossimo episodio inizieremo gli scontri contro gli altri cavalieri. Qui abbiamo Sirio contro Luxor, poi abbiamo Crystal contro Artax e infine Andromeda contro Mime. Quindi nel prossimo episodio sicuramente vedremo lo scontro tra Sirio e Luxor e poi, non so se è breve, vi porterò anche Crystal contro Artax, se no soltanto Sirio contro Luxor. Ok ragazzi, allora il video finisce qui. Questo quindi il primo episodio della nuova serie di Asgard si conclude qui, spero che vi stia piacendo. Io non conosco questa serie, non l'ho mai vista, quindi la sto scoprendo guardando i filmati. Spero che anche per voi sia così. Comunque ragazzi, mi raccomando, continuate a sostenere la serie con un mi piace, commentate se avete qualcosa da dire, condividete. Se avete fatto come sempre ragazzi, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo episodio dei Cavalieri dello Zodiaco Soldier Soul. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, bella.